giorno del documento di economia e finanze della manovra. Il governo non vuole perdere tempo e spinge per la crescita, motivo per cui nel Consiglio dei Ministri di oggi arriveranno sia il DEF sia l'intervento di correzione dei conti pubblici da 3,4 miliardi chiesto da Bruxelles. L'esecutivo sembra aver trovato nel suo interno la quadratura del cerchio, ossia il bilancio in regola senza aumentare la tassazione. Un percorso complicato, riconosce lo stesso ministro dell'economia Padoan, mentre Gentiloni lo ha fatto anche a Madrid nel vertice dei paesi dell'Europa del Sud e ribadisce la necessità di una politica per la crescita. Tuttavia gli impegni vanno rispettati e si comincia con la manovrina da 3,4 miliardi con tagli di spesa e lotta all'evasione, ma anche maggiori entrate dai giochi e sigarette, nessun aumento dei carburanti. Nello stesso tempo ci sarà il via libera ai 3 miliardi in 3 anni promessi per far ripartire le imprese e dar fiato al lavoro nelle aree del sisma. L'UE li conteggia infatti come spese temporanee. Per quanto riguarda invece il documento di economia e finanza, primo passo verso la legge di stabilità di settembre, il governo si impegna per misure sulla povertà con un potenziamento del reddito di inclusione per chi perde il posto, poi misure per la concorrenza, semplificazione della giustizia civile e altri due importanti interventi sul lavoro, riduzione del cuneo fiscale per i giovani e il completamento del Jobs Act. Per la riduzione del debito invece nel DEF dovrebbe esserci un capitolo dedicato alle privatizzazioni, ma senza troppi dettagli, mentre è ancora allo studio un piano per cedere quote di controllate e di società pubbliche.